Ben trovati, anche se per la Fiorentina non è stato proprio un inizio scoppiettante nel senso positivo. Come avete visto, è partita la stagione con una contestazione carina, senza eccessi e con molti striscioni, che però racconta di un'estate torrida, quella che ha iniziato Pantaleo Corvino con un mercato con grandi difficoltà, con grandi problemi, ma che potrebbe poi regalare anche delle importanti sorprese. Quindi diciamo che è stato un attacco di quelli importanti, e perché no, potrebbe essere anche la partenza per una stagione diversa dalle altre. Lei parte subito col botto, dottor Rialdi. Parto col botto della Fiorentina. La Fiorentina non è mai tranquilla, serena, grigia, e questa volta è stata particolarmente colorita. D'altra parte un'estate caldissima, e quindi ci adeguiamo, come vedete siamo anche al mare, perché così evitiamo il carro torrido di Firenze. Noi ci ritroviamo dopo un po' di anni, qualche anno, a rifare qualcosa. Ma noi non ci perdiamo, sono certi amori, no? Sì, non finiscano mai, esatto. E non sappiamo bene cosa stiamo facendo, perché no, più che altro sono loro che non sanno esattamente cosa stanno venendo. Ma d'altra parte, se sono qui vuol dire ci sono affezionati. Sì, tra l'altro devo dire la verità, è che il tema della Fiorentina sarà quello più succulento in questa prima puntata di Aspettando il Campionato, chiamiamolo così. La nostra trasmissione si occuperà veramente di tanti temi, di tutte le squadre più importanti della Serie A, ma ci sembrava giusto e doveroso partire con la Fiorentina, e chi meglio del dottor Rialdi, che ha detto che vuole condurre questo programma, che lo vedrà protagonista da solo, forse con una valletta, vediamo, forse con amici. Oggi a sorpresa. A sorpresa. Allora, subito uno spunto, prima poi di vedere ciò che ha detto il nostro primo ospite. Alessandro, noi ieri siamo stati a vedere la presentazione delle magliette della Fiorentina, tutto bello, tutto affascinante, poi dopo questa contestazione. Ma davvero la Fiorentina rischia di fare un campionato così ambiguo? No, dipenderà esclusivamente da quello che farà il suo direttore sportivo, cioè in questo caso Corvino, che avrà in mano la possibilità di utilizzare il denaro che dovrebbe arrivare dalle cessioni importanti, e con quel denaro ristrutturare. Ci sarà una rivoluzione, vedremo una Fiorentina rivoluzionaria. Questo può essere un incentivo per guardarla. Nel frattempo però bisogna dire che questa rivoluzione riguarderà anche molte altre squadre, la Juventus, sicuramente il Milan, che sta cambiando tutto, l'Inter, il Napoli, la Roma. Certo, la Fiorentina è partita col botto, annunciando: io cambio faccia. Un altro coro che abbiamo sentito nella contestazione, e questo un po' ci dispiace perché comunque è un amico che
auguriamo che faccia parte anche lui magari qualche volta del nostro cast, è Pantaleo Corvino. Protagonista principale perché è stato chiamato in causa dagli stessi giocatori e poi perché lui avrà veramente in mano tutto, sia nelle cessioni che dovranno essere nelle intenzioni della Fiorentina molto remunerativa, e dall'altra parte perché dovrà inventarsi qualcosa di importante, perché se andranno via giocatori come Borja Valero, anche se ho dei dubbi, ve lo dico prima, Bernardeschi, Kalinic, Ilicic, è chiaro che dovrebbe arrivare nelle tasche della Fiorentina una cifra che non sarebbe molto lontana dagli 80-90 milioni, e allora lì sì che la spesa sarà importante. E Pantaleo, quando c'è da vendere, è bravissimo, ma anche quando c'è da comprare di solito sbaglia poco. Dottor Rialti, vogliamo sentire cosa ci dice il nostro illustre dottor Giovanni Galli in merito a questa situazione? Assolutamente sì, anche perché è l'uomo che ha iniziato questa avventura moltissimi anni fa, poi della Valle, e sa molte più cose di quanto ci si possa immaginare. Bene, allora la nostra splendida regia, visto che non abbiamo una splendida conduttrice per il momento, però abbiamo uno splendido regista. Io sono bellissimo, lo so, ma lei non è da meno. Vediamo cosa ci ha detto Giovanni Galli. In questo momento credo che ci sia grande delusione da parte della tifoseria, logicamente per come è terminata la stagione scorsa e per, diciamo, per la coda un po' che c'è stata anche a livello di comunicazione, nel senso l'addio a un tecnico che alla fine non piaceva quasi più a nessuno. Le partenze sembra di giocatori importanti, la volontà da parte della proprietà di mettere in vendita anche la società. È logico che in questo momento siamo un po' tutti destabilizzati, nessuno di noi riesce a capire quello che può essere il futuro di questa squadra. Ho letto le parole però, o perlomeno la diplomazia dell'ingegner Salica, vicepresidente, che conosco benissimo perché abbiamo vissuto insieme l'esperienza, no, dalla C2 alla Serie A, ed è un uomo di grande fiducia. Io credo che sia un uomo nel quale bisogna riporre grande fiducia. Ha detto che verrà rifatta la squadra, ha detto che verranno, lo stesso Giancarlo Antonioni ha detto che non sa chi vestirà queste nuove maglie che sono state presentate, ma che comunque sarà una squadra competitiva. Detto questo, logicamente in tutti noi, no, c'è grande difficoltà nell'apprendere, nel capire quale sarà il futuro di questa squadra. Dobbiamo avere fiducia. Io credo che in questo momento, se riavvolgiamo il nastro un po' della storia della famiglia della Valle a Firenze, nella Fiorentina, loro hanno preso la squadra dalla C2 e devo dirti che in quel momento c'era un grandissimo entusiasmo da parte della famiglia, da parte di Andrea e soprattutto anche da parte di Diego. Purtroppo la vicenda di Calciopoli ha segnato un po' Diego soprattutto, mentre in Andrea è rimasto il grande entusiasmo. Io mi auguro che in questo momento di delusione da parte di tutti, perché credo che anche la stessa proprietà sia delusa in questo momento, dobbiamo capire che siamo questi. Non è inutile continuare a contestare o a fare confusione in questo momento, ma dall'altra parte abbiamo anche la necessità e il bisogno di capire se la proprietà, se della Valle, se il presidente esecutivo Cognegni, se qualcuno, Corvino, qualcuno parlasse chiaro in quello che sono gli obiettivi, in quello che sarà il progetto da ora in avanti, probabilmente da parte di tutti ci sarebbe una comprensione maggiore. Nel silenzio più totale è logico che in tutti cresce la preoccupazione. Abbiamo sentito Giovanni Galli, è un uomo molto misurato, equilibrato, e sa che questa dovrà essere una delle virtù di questa estate, cioè un mercato oculato con qualche guizzo, e questo ci aspettiamo da Corvino, che ha già, ricordiamolo, sistemato la difesa con alcuni arrivi importanti, e quindi ora sarà il momento di andare a colmare le assenze di quei campioni che saranno ceduti. Penso a Bernardeschi, penso eventualmente a Kalinic, penso a Ilicic e a chiunque altro dovesse partire da oggi in poi, fermo restando che la difesa con l'arrivo
di Gaspar, con l'arrivo di tutti i giocatori che sono andati in qualche modo a supplire all'assenza di Gonzalo Rodriguez, abbiamo realizzato Vitor Hugo. Quindi ora si deve partire per andare a colmare l'assenza importante, e può essere fatto solo comprando giocatori importanti. Alessandro, intanto devo dire che siamo in una location splendida, vorrei che faceste vedere dove siamo. Siamo su una terrazza meravigliosa con un mare stupendo, il mare della Toscana, con il Golfo di Follonica. Siamo un posto splendido dove possiamo respirare, quindi questa estate è fantastica, aver allestito uno studio qui che credo sia roba da Guinness dei primati. Cioè, partiti al buio, nel vero senso della parola. Però al buio, però il nostro coordinatore, noi abbiamo un segnalatore che lei conosce molto bene, ci ha permesso anche di fare questi servizi, quindi lo ringraziamo, si chiama A, come edicola A. E vediamo appunto che cosa ci ha detto Salica. Tra l'altro c'è un pseudo giornalista che sgomita per averlo proprio tutto, tutto per sé, quindi io sentirei Salica. L'ennesima dimostrazione della civiltà di questa città. Ma non ci sono dubbi in proposito, ma infatti non ci sono dubbi in proposito, ci mancherebbe altro. A me dispiace perché ovviamente qui c'è la passione per la società, per la maglia. Non è poco, la passione. Assolutamente, per questo voglio dire, noi cerchiamo il dialogo. Quindi, però, quello... Ma voi la passione ce l'avete? Assolutamente sì, e lo vedete, l'abbiamo visto anche oggi, l'abbiamo dimostrato, noi continuiamo a lavorare. Quello che a me amareggia è questa voglia, non voglia di dialogo, assolutamente. Questa rottura non è giusta dal mio punto di vista, perché noi stiamo lavorando, è un cantiere, no? Però i tifosi hanno chiesto un po' di chiarezza, no? Ma la chiarezza ovviamente dipende dal fatto che Corvino sta lavorando. Lasciamo lavorare il nostro direttore sportivo come tutti gli altri direttori sportivi, no? Non mi sembra che ci siano altre situazioni straordinariamente belle il 5 di luglio. Io quello che dico non è il 5 di settembre o anche il 5 d'agosto. Siamo al 5 di luglio, fra un mese riparliamone. Non c'è nulla di sbagliato. Poi, per carità, possono esserci atteggiamenti, sensazioni, aggettivi diversi, qualcosa che non è chiara, però la società sta lavorando seriamente, sta lavorando duro. Se voi rileggete il comunicato di Della Valle, c'è scritto chiaramente la proprietà dà mandato al management, appena finito al management, per continuare a lavorare con serietà. Anzi, il nostro impegno è addirittura aumentare la nostra motivazione per fare ovviamente un buon lavoro. Però certo capiamo pure che in queste condizioni è difficile, ma noi siamo sereni e andiamo avanti. L'allenatore è tranquillo. È che è difficile lavorare. L'allenatore è tranquillissimo, io ho già visto Pioli, è di una serenità. Lui dice le dinamiche del calcio sono queste, ovviamente. Certo dispiace, perché dispiace avere loro che sono poi quelli che ci mettono la passione, il cuore, che si sacrificano ovviamente per la squadra, vedere che hanno questa amarezza di fondo. Però Pioli è tranquillissimo e noi vogliamo farlo star tranquillo. Vorremmo che sia tranquillo anche il nostro direttore sportivo, che ha il diritto di lavorare in una condizione ovviamente migliore di quella attuale che c'è a Firenze, perché nelle altre piazze non la vedo questa rabbia molto forte che c'è qui. Questo mi ha amareggiato e mi ha colpito molto. No, nelle altre piazze non c'è, scusate, Roma e altre situazioni sono addirittura più complicate della nostra, però non c'è questa rabbia. E questo è un dato di fatto. L'ingresso del ritorno, anzi, di Salica dentro la struttura dirigenziale della Fiorentina è importantissimo. È un uomo che sicuramente trova un appeal naturale con la gente di Firenze ed è un altro uomo di misura, come abbiamo detto prima di Giovanni Galli, non un caso che avevano partiti insieme nella prima Fiorentina. Senta, io ho rischiato anche qualche colluttazione. Abbiamo visto, era bellissimo, bellissimo lì, a combattere. Stupenda. Però sa che noi abbiamo anche delle esigenze un pochino monetarie, perché praticamente siamo... praticamente a costo, a benzina zero, a tasso zero, tutto quello che vuole. Quindi diamo proprio qualche minutino di pubblicità, ma insomma così. Benissimo. Proprio per fare. Eccoci rientrati sempre qui da quel di Follonica. Prato Ranieri, volevo aggiungerlo. Vabbè, però comunque, è la stessa cosa. Questo splendido posto. Location che tra l'altro, devo dire, oggi c'è un mare calmissimo, non quello che abbiamo visto ieri. Avevamo chiesto così, e così ci è stato dato. Dalla tempesta ieri di Firenze, esatto. Oggi
Abbiamo sentito le parole di Salica, ti ho interrotto prima della pubblicità, quindi volevo un attimo... Salica è una figura importante perché è un altro normalizzatore, lui, Giancarlo, tutti insieme, in un momento in cui diventa fondamentale cercare di ritrovare un po' di tranquillità, credo sia l'uomo, un uomo importante, come lo sarà, come è stato Giancarlo, e come tenterà di essere Corvino, che vive invece compiti molto più difficili e molto più... difficili, non solo difficili ma anche problematici. Tra l'altro, con i nostri potenti mezzi siamo riusciti a fare un collegamento straordinario con un amico, ma soprattutto un olimpionico, un campione del mondo, tutto quello che si può dire, una bandiera anche per Firenze, per la Rarinarte, per Firenze, della pallanuoto, quindi per me anche un carissimo amico, con Leonardo Sottani, che tra l'altro conosce anche molto bene Giancarlo Antonioni. Ciao Leonardo! Ciao! Ciao Leonardo, ci sei? Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao. Sì, mi sento, buongiorno a tutti. Leonardo, noi mandiamo un attimino ciò che ha detto Giancarlo in conferenza stampa ieri, chiamiamolo conferenza stampa, ma insomma nella bolgia della presentazione delle maglie della Fiorentina legate ai quattro colori dei rioni del calcio storico. E poi dopo le commentiamo. Va bene. C'è i tifosi, i giocatori, come è successo l'anno scorso, quindi c'è stato questo cambiamento e sicuramente molto bello da indossare. Poi dentro la maglia non si sa chi c'è, però l'importante è che siano sempre giocatori bravi, motivati, che vogliono cercare di dimostrare qualcosa a Firenze e Fiorentina. Ecco, Giancarlo ha detto una cosa importante. Diceva alla fine che se dà tutta la grinta che ha il calcio storico, questa maglia, i giocatori alla fine vincono 3 scudetti di seguito. Ma quello è un po' più difficile. È chiaro che oggi per ottenere risultati ci vogliono forse cose diverse da quelle che si usavano precedentemente dai giocatori. Grinta, volontà e quindi le preparazioni fisica in un certo modo. Sicuramente se prendiamo spunto dai calcianti sicuramente un passo avanti lo faremo sotto l'aspetto, diciamo, caratteriale soprattutto. Giancarlo, non a caso si è scelto Chiesa per questa volta. No, Chiesa perché rappresenta la novità, il ragazzo cresciuto nel vivaio, il ragazzo che è nato praticamente non a Firenze però è fiorentino di adozione, quindi credo che sia il giocatore in questo momento insieme a Bernardeschi che non c'era in questo periodo più rappresentativo. Hai detto che la squadra sarà comunque competitiva, adesso ci sono polemiche, però la squadra sarà competitiva. No, scusa, abbiamo detto solo sulla maglia. La squadra sarà sempre competitiva, la proprietà vuole questo e quindi prescindere da chi andrà via, sicuramente chi rimpiazzerà quelli che andranno via saranno di un livello ottimale. Grazie Giancarlo. Il messaggio è proprio questo, che tutta la città spinge a cercare di ottenere un risultato. Poi è chiaro, i risultati sono legati a troppe vicissitudini, però quando metti all'interno del risultato tutte queste componenti di grinta, volontà e chiaramente poi anche bravura, allora si può ottenere anche qualche risultato. Benaugurante questa presenza, perché c'è qualcuno che veramente ha vinto a Firenze tanto da fare invidia, e questa è la Rarinantes, quindi benvenuto a portarci un po' di fortuna. Leonardo, che vivi in una terra bellissima come il Brasile, è un po' lontano da Firenze, ma in questi giorni sappiamo che sei a Firenze. Cosa ne pensi di questa situazione che si è creata con la rottura tra tifosi e dirigenza? Sì, vivo in Brasile, sono lontano, però seguo chiaramente la Fiorentina, la sportiva Fiorentina invece della Fiorentina. Ora, una piccola parentesi, direi per fare complimenti alla Florenza perché
ieri è tornata in A1. Apro e chiudo la parete, ma mi sembrava doveroso. Dopo la squadra femminile anche la maschile è tornata in A1. Detto questo, fa tristezza vedere insomma, queste contestazioni, queste polemiche continue che ormai vanno avanti da vari mesi, insomma, per cui vanno un po' in controtendenza con tante anche buone iniziative che la società ha fatto, dal ritorno di Giancarlo che mi ha fatto molto piacere, anche l'iniziativa di ieri di avvicinarsi insomma, alle tradizioni della città come onore del calcio storico. Però ormai da troppi mesi si respira un'atmosfera non buona e questo sinceramente dall'esterno ci si fa tante domande e poi realmente bisogna capire dall'interno cosa sta succedendo, perché fa un po' effetto tutti questi giocatori che mi sembrano anche qualche valero, mi sembrano veramente dei bravi ragazzi, e, insomma, avere un atteggiamento così come insomma, di mal supportare insomma, il continuare a stare in questa società, e questo mi fa un po' effetto. Leo, sicuramente questo è un aspetto tipicamente fiorentino, però dai, la polemica è fiorentina. Sì, la polemica sì, però mi sembra che ci siano troppi casi ora, insomma, dagli allenatori da Sosa, Montella, Prandelli, insomma, a tanti giocatori che vanno via con dente avvelenato, e questo sicuramente non può essere un caso. Per cui ci sono stati sicuramente risultati molto belli, ma mi pare che qualcosa si sia rompendo o si sia rotto. E lo dico dall'esterno, è chiaro che dall'interno deve vivere quotidianamente e sapere cosa succede veramente. Mi spiace perché pare una società che ha tutto per funzionare bene, perché lo ha dimostrato, una società sana, una società che però ha rotto forse la cosa più importante, cioè ha tolto la passione ai tifosi. Il calcio senza la passione dei tifosi non va da nessuna parte, va poco lontano, perché la differenza tra il calcio e gli altri sport è la passione che i tifosi hanno per la propria squadra, e senza la passione, lo ripeto, si va poco lontano. Ciccio, sembra quasi bravo Sottani quando... Sono bravissimi perché hanno dovuto lottare in una situazione, quella degli ultimi anni, anche per la Rari, che ha una storia immensa, che non è mica stata facile, sta molto più complicata di quella della Fiorentina. Sì, no, io lo dico anche sotto con la mia esperienza da sportivo, insomma, i giocatori della Fiorentina hanno trovato sicuramente tutto, puntualità nei pagamenti, società perfetta e tutto, però. E questa sicuramente è una cosa che pare una cosa eccezionale, in realtà dovrebbe essere una cosa normale, ma pare una cosa straordinaria. Io posso dire che nella pallanuoto di queste società non c'è mai stata, non ci sono queste eccezioni. Quello che ci ha portato noi come sportivi della pallanuoto ad andare avanti è veramente la passione, il sacrificio e tutto. Ecco, i giocatori chiaramente sono dei professionisti e tutto, però io dico la differenza che lo vedo rispetto a tanti anni fa è proprio questa spaccatura che c'è tra i tifosi e la società. Questo insomma, deve far riflettere, non può passare inosservato. Senti Leo, ma te sarai in collegamento anche quando torni dal Brasile con noi, vero? No, compatibilmente con i miei impegni lavorativi, insomma, sarà sicuramente un piacere. Lo ripeto, oggi fortunatamente anche la tecnologia aiuta, per cui io diciamo quando posso anche in streaming ascolto le radio locali, mi aggiorno, leggo e insomma e posso dirlo che vivendo in un paese fuori come il Brasile, insomma vivendo all'estero comunque ci si attacca ancora di più alle proprie radici, per cui chiaramente la seguo ancora con più passione di quanto lo ero qui a Firenze. Sì, se ci ridai anche la linea, ogni tanto parliamo anche noi. Dirgli, fagli complimenti, perché vedo che oltre a essere un personaggio che ha fatto la storia dello sport mondiale addirittura, vedo che è anche un collezionista d'arte, la mia passione, la mia seconda passione, anzi, ora forse la prima, e quindi complimenti vivissimi, anche pezzi molto belli, quindi... Potremmo fare anche una trasmissione sul collezionismo e l'arte. Non si è sentito cosa ha detto Rialti? No, dice complimenti per la collezione d'arte che hai dietro alle spalle, potremmo fare anche una trasmissione su i pezzi di antiquariato, di cui il dottor Rialti è molto, molto, molto afferrato. Sono autentici?
questo lo devi chiedere a mio papà. Ah, ho capito. Vabbè, va bene, interrompiamo un attimo questo siparietto simpatico, eccetera, e sentiamo invece cosa ha detto chi? Giovanni Galli. Lo conosciamo, no? Ah, è che dopo abbiamo anche da dire quella storia. Forse Sultani ci può anche dire la manina ci deve dire un po' che cosa vuol dire questa manina a suo tempo. Bene, vediamo, lo sentiamo. Giancarlo è un ragazzo estremamente serio e soprattutto che tiene molto alla Fiorentina. Io credo che se lui ha fatto questo passo, gli è stata data l'opportunità di rientrare. Adesso insomma, anche lui deve essere consapevole di quello che è il momento e che può essere per la città, ma soprattutto per tutti i tifosi, il garante, no, di quello che può essere il futuro, perché ormai vedi, la distanza con la famiglia della Valle, le difficoltà con gli altri dirigenti, l'unico punto di raccordo è proprio Giancarlo. Se Giancarlo ha detto che adesso sono state presentate le nuove maglie ma non sappiamo ancora chi le indosserà, però sarà una squadra competitiva, io credo che Giancarlo non parli a vanvera, e lo stesso Corbino, quando è rientrato alla Fiorentina, ha detto che voleva fare una Fiorentina competitiva. Ecco, io mi voglio fidare di queste persone e mi voglio fidare però anche della serietà imprenditoriale della famiglia della Valle. Io voglio essere fiducioso, voglio dare questa chance a tutti. Poi mi metterò anch'io forse a contestare in un secondo momento, ma contestare a prescindere o contestare prima ancora che si sappia qual è il nostro futuro, cioè, mi sembra controproducente per tutti. Ma intanto volevo dire una cosa, perché se no si dà un'immagine esagerata. Il tifo non è contento, e il numero più importante in realtà non sono stati 400-500 che hanno contestato con te nel mezzo che facevi da spartiacque, ma direi che la cosa più importante è che per adesso gli abbonamenti credo siano 2000, siamo quindi molto lontani dai numeri auspicati, e che Firenze è polemica si sa, però onestamente anche la Fiorentina di quest'anno ha regalato motivi di tensione, perché io ripenso alle parole che sono state dette, penso principalmente all'allenatore che abbiamo avuto, a questo che viene chiamato il cerchio magico iberico, che peraltro si sta continuando a mostrare protagonista. Quindi è evidente che Firenze è una città che non le manda a dire, onestamente è sempre stato così, però quest'anno insomma non ha vissuto un anno calmierato, insomma. Quindi quello che è successo peraltro mi sembra in modo molto civile, perché abbiamo visto, ti abbiamo controllato, stai benissimo, non hai preso nemmeno uno schiaffo, quindi no, vuol no, dire no. È stato, allora, io non ho preso lo schiaffo, perfetto, non ho preso schiaffi, ma li ho fatti prendere agli operatori, ovviamente, ma è normale, è normale. E sta così, d'altra parte è contrattuale, è un elemento contrattuale, voglio dire, quello noi lo sappiamo, no, che dobbiamo fare anche per fare scena, voglio dire, è giusto, sì. Senti, prima di andare in pubblicità, Alessandro, abbiamo notizie della conduttrice, arriverà, non arriverà questa splendida figura femminile? Ah, questo devi decidere te, non è una che verrà picchiata, assolutamente, se viene a portarci un sorriso, abbiamo bisogno di un sorriso, perché il tuo, che è bellissimo, devo essere tra onesto, tra l'altro non mi sta mai inquadrando l'operatore, proprio per evitare, lo fa apposta, perché se no dopo passiamo male noi. Eccolo, quindi cambio sulla mia camera e mando la pubblicità. Allora, a parte che da questa regia con il cono gelato rosso vedo Rialti invece col cono gelato nero, sembra più la conferenza stampa del Milan, di cui parleremo tra poco, per i tanti tifosi che abbiamo in ascolto, anche rossoneri, nerazzurri, bianconeri, giallorossi, biancocelesti, tutti. E però, Alessandro, io ti vorrei far sentire adesso, e anche a Leonardo, vorrei far sentire ciò che ci ha detto in esclusiva, dico in esclusiva solo per noi, incredibilmente, Giancarlo Antonioni. Vediamo.
quando si viene in questi luoghi splendidi di Firenze? Oggi andiamo a presentare queste maglie di quattro quartieri molto belle, quindi credo che una location così ci stava bene, quindi insomma era importante venire qui in centro a Firenze per presenziare per queste maglie che sicuramente ci daranno qualcosa in più, speriamo. Anche perché insomma una delle nostre doti qui a Firenze è la bellezza, quindi bellezza d'arte, bellezza d'animo, di spirito, bisogna essere positivi comunque, dai. Sì, no, il calcio è sempre prevedibile e imprevedibile, oggi ti va bene, domani ti va male, quindi uno deve sempre cercare di rimanere in un livello alto, almeno di classifica si spera. Ci sarà qualche partenza, però sicuramente ci sarà qualche arrivo positivo. Senti, una domanda: con quale dei quattro colori te avresti voluto giocare in campo? Come faccio a dirlo? Se dico un colore... È un colore preferito. Il viola, no, il viola, gli altri colori un po' non li posso dire, se no mi picchiano. Va bene, grazie. Come avevo detto, Giancarlo è un altro uomo di equilibrio, e quindi ha detto la cosa più normale, cioè che per ogni giocatore che partirà dovrà arrivare un giocatore importante, diciamo a misura di quanto è stato introitato e quanto potrà essere investito, perché questo sarà il grande tema del mercato estivo della Fiorentina. Se arriveranno 70, 80, 90 milioni di euro, la città conterà, sono convinto ci sarà una specie di verifica economica sugli investimenti. Se andrà via Bernardeschi per 45 milioni, Firenze si aspetta, spera, fra virgolette pretende, che arrivi un giocatore importante in grado di colmare non solo il gap tecnico ma anche quello economico. Sarà dunque una specie di conta tecnico-economica, quello che ha detto d'altra parte Giancarlo: se uno va, uno viene. Sì, dottore Alti, tutto bello, tutti bravi, ma un nome ce lo vuol fare? Beh, nomi insomma stanno già emersi, uno dei nomi più importanti è quello del Ciolito, giocatore del Genova, attaccante, altro figlio d'arte, sembra che noi ci si stia ormai organizzando per fare una sorta di remake storico, e Simeone, un giocatore molto interessante, peraltro un altro giovane, 23 anni, quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un giocatore in più. E insieme a Chiesa, insieme a Sottil, e insieme a Baroni, quindi fare una specie di Fiorentina non solo ye e tecnicamente interessante, ma anche con una storia alle spalle. Sì, Leonardo, fai pure come se tu fossi a casa tua, fai passare gente quando vuole, siamo solo in una diretta televisiva, fatti portare anche un caffè, visto che anche a noi, anche a noi ovviamente. Dicevo, Leonardo, questi nomi che circolano sui giornali, che ha fatto Rialti, il Ciolito, che mi sembra un qualcosa di afrodisiaco, ti affascinano come tifoso, o che giocatori ti piacerebbe che arrivassero a Firenze? I nomi, diciamo, sono sicuramente, è un nome, un profilo giocatore interessante. Più che altro io credo che ci voglia, bisogna cercare, non è assolutamente facile, bisognerebbe cercare quei giocatori che spostano veramente l'idea di giocare a Firenze veramente come un punto di arrivo. Quindi ora queste sono cose banali, ma anche noi quando giocavamo a Pallanuoto eravamo un gruppo totalmente, insomma la maggior parte dei fiorentini, e quando quei pochi giocatori che venivano da fuori cercavamo di sceglierli insieme alla società, quindi la società si fidava anche dei nostri consigli di portaggiatori che sposassero comunque una filosofia, un'idea, e questo fa la differenza. Io credo la Fiorentina debba, per contrastare i milioni di euro degli milanesi, della Juventus, debba puntare su passione, grinta, spirito di sacrificio, ambizione, quindi giocatori che anche incarnino questi valori, e che ha sempre contraddistinto, diciamo, anche i giocatori in passato che hanno giocato in Fiorentina. Quindi al di là del nome,
io credo che ci voglia veramente un profilo con tutte queste caratteristiche. Presidente. Dottor Rialti, vedo che anche lei comodamente sta leggendo il giornale, d'altronde nostro, siamo chiamati a questo, quindi dare informazioni anche a tingere. Ma sta leggendo il suo... No, leggo tutto, leggo La Nazione, leggo La Gazzetta, leggo il mio più attentamente. Possiamo anche fare il suo di nome, volendo. Sì, sì, anche Stadio. No, non ci pagano, però lo possiamo tranquillamente fare. No, ma abbiamo saputo, ti leggo alcuni titoli, no? Possono essere, se vendi bene compri meglio. Poi Antognoni è certo, Fiorentina da quartieri alti, e questo è un tema fondamentale, cioè se vendi bene e prendi i soldi devi comprare bene, e se vuoi accontentare Firenze la devi portare nei quartieri alti, e quindi questo è un compito mica da poco per Pantaleo Corvino, anche perché onestamente le grandi squadre stanno arrivando e stanno comprando molto bene, specialmente direi il Milan. Ecco, appunto, entriamo un pochino sul tema delle altre squadre anche, Leonardo. Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e Lazio. Ma prima di entrare e farvi parlare a voi due, se no diventa un solo voi, insomma, non è che sia. Facciamo parlare Giovanni Galli almeno sul Milan, che mi sembra ferrato un pochino, anche di politica, perché poi ha cercato anche la Di proprio ferrato, secondo me, nel calcio. Perfetto, allora vediamo e sentiamo cosa ci ha detto. Beh, intanto sai, hanno comprato già 7 giocatori e hanno rivoltato la squadra veramente in tutti i settori. I nomi sono nomi accattivanti, sono nomi che lasciano ben presagire su quello che potrà essere il futuro, ma non è una logica conseguenza. Non è così semplice che prendere 8 giocatori che sono validi e che di conseguenza riesce ad ottenere il risultato, perché altrimenti lo farebbero tutti, no? Con le possibilità che possono avere. Per cui il Milan sta facendo una campagna, fra le altre cose, intelligente, perché anche tutti i giocatori che sono stati presi sono tutti giocatori relativamente giovani, quasi tutti sotto i 25 anni, e tutti comunque con delle esperienze già di prima squadra importanti, per cui questo è sicuramente sono state operazioni fatte sul mercato in maniera intelligente, mirate, ruolo per ruolo, la ricerca del calciatore, valido, ma non un giovane che deve ancora dimostrare, ma qualcuno che ha già fatto capire qual è il proprio valore. Se dovessero arrivare anche gli ultimi due acquisti, e si parla anche di Kalinic tra questi, bisognerebbe cominciare a pensare che il Milan può essere veramente la grande rivelazione del prossimo campionato, e lottare alla pari con la Juventus per vincere il campionato. L'Inter ha già dei punti fermi importanti, è vero che Spalletti troverà forse un ambiente difficile, di difficile gestione, perché abbiamo visto soltanto Mourinho con il suo pugno di ferro, il suo fatto di essere solo contro tutti, non ha mai voluto al di fuori della squadra figura, no, che potesse essere di intralcio al suo lavoro, e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Adesso Luciano deve partire proprio con questa idea, prendere quei giocatori che sono importanti, e non permettere inserimenti esterni che secondo me sono dannosi. Io gli ho detto proprio l'altra sera, eravamo insieme, e gli ho detto: guarda Luciano, io devo dirti che c'è una cosa che mi ha colpito nell'Inter. L'arrivo a Firenze con due pullman contemporaneamente. In un pullman c'era la squadra e in un pullman c'erano i dirigenti. Cioè, da una parte c'erano 30 giocatori e dall'altra parte c'era 50 dirigenti. Ecco, questo secondo me è il primo passo che lui deve fare, e cioè togliere di torno alla squadra, no, tutte quelle figure che, bene o male, nel calcio vogliono avere risalto. E allora magari io stringo amicizia, io dirigente stringo amicizia con Icardi, e allora lo tutelo
sempre di fronte a tutto, l'altro lo stringe con Brozovic, l'altro lo fa con Handanovic, l'altro lo fa con Murillo, ed è logico che i giocatori si sentono sempre protetti da qualcuno della società, e alla fine poi dopo hai il patatrac che purtroppo è successo negli ultimi anni all'Inter. Ecco, Luciano dovrà dare un taglio a tutti questi, no, a queste amicizie ormai radicate all'interno fra dirigenti e giocatori, e pensare a blindare la squadra e a togliergli di torno tutte quelle spalle sulle quali andare a piangere. Che differenza c'è tra i proprietari cinesi dell'Inter e quelli del Milan? Penso immensa. Io credo che siano milioni, anzi miliardi di euro a favore dei cinesi dell'Inter rispetto a quelli del Milan. Però per adesso questo non si è visto, perché sul mercato ha operato molto di più il Milan rispetto all'Inter. Quindi sono molto curioso di vedere il mercato dell'Inter, che dovrebbe esplodere presto. Il Milan ha fatto tanto, perché il Milan, ricordiamoci bene, non è che ha comprato bene, ha comprato benissimo, perché ha comprato giocatori importanti, e sta comprando giocatori che stanno collezionando qualità e anche giovinezza. E Montella è bravo, occhio, perché Montella è molto bravo ed è soddisfatto. Io penso l'ultimo arrivo, quello dovrebbe arrivare a giorni, che è Conti, giocatore che la Fiorentina voleva prendere da tempo. Occhio, perché questi giocatori possono fare la fortuna di una squadra come il Milan, perché il Milan sa, secondo me, gestire bene il proprio gruppo, e Montella è sicuramente un'arma in più. Però attenti all'Inter, perché l'Inter ha preso un altro grandissimo allenatore, perché ha preso Luciano Spalletti, che è uno che, state sicuri, pretenderà acquisti straordinari, non si accontenterà di ipotesi, di punti interrogativi, di scommesse, e comincerà a muoversi con decisione. E il giocatore che il Milan vuole della Fiorentina, si sa, è Kalinic, ma sarà una bella battaglia, perché lì girano milioni di euro, e i cinesi del Milan non sono i cinesi che volevano portarselo via a gennaio. E invece l'Inter ha un punto di riferimento importante, che è Borja Valero, e su lui io mi permetto di aprire un mio personale punto interrogativo. Mi sembra che Fiorentina e Borja Valero siano andati molto avanti. C'è il rischio che ne rimangano ognuno prigioniero dell'altro. Differenze tra Montella e Spalletti. Ma io, a parte, no, cioè, non conoscendoli, per quello che si è visto, a me Spalletti piace tanto, perché ha un modo, insomma, molto carismatico. Sicuramente le sue squadre giocano bene, ma mi sembra che abbia, oltre alle idee chiare, una psicologia di, insomma, anche con l'impatto, come gestire piazze importanti, cioè di lavoro ormai accurata, insomma, degli anni. Credo che abbia veramente qualcosina in più di Montella, anche da un punto di vista di esperienza, insomma, qualche anno in più sulle panchine. Montella, insomma, ha fatto un exploit a Firenze, poi, diciamo, non ha fatto benissimo a Genova. A Milano è un po' difficile valutarlo, perché anche per le societarie in un certo di via, per cui. E vediamo, diciamo, l'anno prossimo sarà un po' un anno della verità, vediamo, perché ora sicuramente anche Montella non potrà dire che manca il giocatore, perché ha fatto una campagna anche importante. Ora, diciamo, tocca un po' anche a lui. Bene, sentite, ora dovremmo fare un'altra piccola pausa, sempre per i nostri carissimi e amati sponsor, e però io vorrei mandare due immagini. Saluto Alessandro Rialto. Dovevi essere qui invece di essere lì comodo su quella sedia, su quel terrazzo. Bravo, bravo. Facile così, eh? Come l'attente di una volta, ora non ci sei più. Saluto anche a Giovanni Galli, eh? Rientriamo in studio, no, studio, in terrazza, questa meravigliosa terrazza
e che ci ospita. E saluterei a questo punto il nostro caro amico Leonardo Sottani, che ha dedicato il suo prezioso tempo delle sue vacanze fiorentine. Ciao, un abbraccio. Allora, dottor Rialti, veniamo un pochino a parlare di Juventus. O Ital Juve, come titolano i giornali, cioè questa Juve sempre più italiana, che parte però da una grande delusione. Dopo aver vinto campionato e Coppa Italia, ha perso la finale di Champions, e quindi Allegri si è consolato sentimentalmente, pare, in modo diverso, ma con Ambra, ma non credo che i tifosi della Juve siano soddisfatti di questo, e quindi dovrà fare il nuovo miracolo, vincere possibilmente la Champions. Ma lei legge anche i giornali di gossip? No, ma questo lo sanno tutti, poi sai, sul mare qualcosa devi guardare. O lei vuole deviare il discorso della Juve, che è la tua amata Juve. No, più che altro ho cercato di deviare dalla notizia più importante, cioè la Juve punta a un giocatore fondamentalmente, che è Bernardeschi, quindi è una ferita aperta e che si aprirà maggiormente nei prossimi giorni. Per Bernardeschi la Juve credo che investirà quasi 100 milioni di euro, che mi pare una cifrettina mia da poco, perché la Fiorentina chiede 50, poi faranno un po' di sconto, do un gatto per un cane, qualcosa del genere, però alla fine 40-45 li dovranno pagare, e per 5 anni di contratto la Juve dovrà dare, a quello è stato promesso, circa 20 milioni netti al giocatore, che vuol dire 40 lordi. Allora io 40 più 45 più qualche schiso, che a noi farebbero comodissimo, si va intorno ai 100 milioni. Però Bernardeschi è un grande giocatore, ricordiamoci, la Juve peraltro non ha soltanto puntato Bernardeschi, sta cercando di prendere anche Darmian dal Manchester, sta cercando di prendere De Sciglio dal Milan, e poi c'è stata anche l'operazione Spinazzola. Credo che queste sono notizie sue. Non guardo, perché io sono anche un po' ciecato, e quindi se vo a memoria mi ricordo che vorrei mangiare, ma questo è una cosa ricorrente, e invece sui giocatori posso sbagliare. È una grande Juve che deve vincere e deve superarsi, e quindi deve sempre rilanciare, e questo è un problema per gli altri chiaramente, e in questo caso è un problema nostro, anche perché Bernardeschi è chiaramente una perdita importante, sempre che però ricordiamoci quei 40, 45, 50 milioni di euro poi Pantaleo Corvino sappia come utilizzarli e come trasformarli anche tecnicamente e per il valore complessivo della futura Fiorentina. Quindi diciamo che la rabbia di perdere un giocatore potrebbe diventare poi in un successo, se Corvino riuscirà a gestire bene quei soldi. Ricordo, fate tutte le corna, che quando la Fiorentina vendette per tanti soldi Baggio, poi purtroppo quei soldi non fecero la fortuna tecnica della Fiorentina seguente. Quindi se vendi bene devi saper comprare bene. La Juve secondo me, se prende Bernardeschi, compra bene, perché prende un giocatore di grande qualità, ma fondamentalmente compra un leader, e nella Juve i leader fanno strada. E va bene. Un attimino, che stiamo perfezionando un collegamento. Tra poco le dico. Già, questo mi preoccupa. Tra poco le dico. Tenga un attimino la situazione. Un secondo. Bene. Ecco, probabilmente il cambio di tanti giocatori, l'arrivo di nuovi elementi, diciamo anche un ricambio forse generazionale alla Juventus è necessario, perché fermo restando lo spirito combattivo, il senso di appartenenza, cosa vuol dire il lavoro, cosa vuol dire vincere, cosa vuol dire vestire la maglia della Juventus, dei senatori che sono quei tre, quattro, no? Mi riferisco alla BBC in difesa più Buffon, e ecco, questi quattro giocatori sono quelli che hanno preso per mano questa squadra negli ultimi 5-6 anni. Adesso ci sono dei giocatori nuovi, arriveranno giocatori nuovi, e questi giocatori nuovi devono capire immediatamente qual è l'aria che si respira alla Juve. Non so, devo dirti la verità, se tutto questo mi metterà nella condizione
di rimettere la Juventus come favorita per lo scudetto per l'anno prossimo. Questo mi sta lasciando qualche dubbio, anche se capisco che l'allenatore è un allenatore molto bravo, astuto, furbo e preparato. La squadra è una squadra sempre forte che comunque ha continuato a vincere, però tutte queste voci, anche lo stesso Cuadrado che forse è sul mercato perché deve arrivare qualcuno, cioè ecco, tutte queste cose qua ho paura, ecco, che possano aver destabilizzato veramente un ambiente vincente come è quello della Juventus. Spero che almeno il sacrificio, se sarà così, di Bernardeschi porti alla Fiorentina qualcosa di importantissimo, qualche giocatore in grado di farci fare il salto di qualità, cioè che se lo faranno loro lo faccia anche la stessa squadra viola. Ora voi mi chiederete: ma chi è questo signore? Questo signore è un avvocato, l'avvocato Francesco Samà. Io l'ho voluto fare intervenire più che altro perché, non perché è una marchetta, giuro che non è una marchetta, e quindi ma soprattutto perché sono incuriosito, e ora mi piacerà ogni tanto chiamarli questi amici avvocati, perché comunque, caro Rialti, lei sa che gli avvocati ci vogliono sempre, ci vogliono sempre. No, ma in realtà io volevo sapere un parere dall'avvocato Samà. Intanto buongiorno e grazie di essere con noi. Faccio finta di dargli del lei, ma in realtà ovviamente ci conosciamo. Un parere su come mai la Fiorentina ha perso anche in Cassazione la causa per Salah. Io devo dire che il mio parere lo posso dare tecnico, ma soltanto su quelli che sono gli atti che noi conosciamo dai giornali, quindi io non conosco veramente quelli che sono gli atti processuali proprio della Fiorentina e del giocatore. Io, se ricordo bene, mi sembra di ricordare, però aiutatemi voi che forse siete più bravi di me in questo senso nel ricordare gli avvenimenti, che c'era una scrittura privata firmata da un dirigente della Fiorentina, che mi pare fosse all'epoca il dottor Mencucci, ma non vorrei sbagliarmi, e Salah, nel quale si diceva che veniva data la facoltà al giocatore di interrompere il prestito che Fiorentina e Chelsea avevano concordato di 18 mesi, dopo solo 6 mesi, previo, mi sembra di ricordare, anche qui non vorrei sbagliarmi, che questa comunicazione da parte Salah doveva venire entro il 30 giugno. E il divento, diciamo, è nato sul fatto che questa scrittura privata non era stata depositata in Lega e quindi secondo la Fiorentina non aveva valore. Io dal legale posso dire soltanto una cosa, che a me fin dall'inizio, fin da 2 anni fa, da quando si è iniziato a parlare di questa diatriba, di questo conflitto della Fiorentina Salah, mi è parsa la volontà della Fiorentina di seguire le vie legali sull'esistenza di questa scrittura privata una causa un pochino temeraria, e io non mi sono affatto meravigliato di come è andata a finire, perché effettivamente, se esisteva, come esiste perché è stato pubblicato anche dai giornali, questo documento, deve comunque prevalere sempre la volontà del giocatore rispetto a quelli che sono un mero deposito di un documento in Lega o qualsiasi cosa. Da quel documento firmato da entrambi c'era la vera volontà del giocatore di poter interrompere quel rapporto, e quindi credo che i due gradi giudizi abbiano dato questa volontà. Grazie avvocato, alla prossima. Invece di un altro argomento, vorrei davvero chiudere con un ricordo. Lei se la ricorda, anzi la sta vedendo ora in sovraimpressione, la mitica partita di Fantozzi. E ci ha lasciato un personaggio, credo, storico, che ci ha fatto stare bene tutti. Vedendo questa partita ci viene in mente tante cose, no? Il calcio. Ma intanto diciamo che Fantozzi, a me personalmente, ma a quelli come me, ci ha sdoganati, nel senso che abbiamo capito che c'era qualcuno che era più disperato di noi, e quindi non eravamo gli ultimi. Fantozzi si è messo nell'ultimo
gradino e ha detto: voi state sopra, e quindi siamo tutti migliori, grazie a Fantozzi siamo stati tutti migliori. E quindi auguri, che faccia un buon viaggio e che giochi mille partite e che trovi mille signorine Silvani che gli diano di sì. E a noi veramente ci piace concludere la nostra trasmissione con l'ultimo pezzo di quella partita gloriosa, che sicuramente speriamo che per la Fiorentina, per il Milan, per l'Inter, per la Roma, per la Lazio, per tutte le grandi squadre e soprattutto quelle che ci rappresentano in Europa, non sarà così catastrofica. Comunque buon viaggio, signor Fantozzi. Buon viaggio. Il colpo